maggiore nel passaggio dal teatro al cinema è che nello spettacolo teatrale il film sta tutto nella tua testa, è tutto caricato esclusivamente nella tua testa, nel mio spettacolo ovviamente, dove in scena sto da solo, e quindi ogni sera in qualche maniera lo tiri fuori, neanche troppo lo tiri fuori da testa, insomma, perché lo tiri fuori attraverso la bocca, il racconto, la tua presenza fisica. Però poi tutte le sere lo riporti a casa. Un amico Vittorio mi diceva: voi siete fortunati perché io quando faccio un'opera la vendo, poi quest'opera non ce l'ho più. Invece tu vendi la tua opera e poi te la riporti a casa pur avendola data a qualcun altro. È un miracolo, è una moltiplicazione dei pani e dei pesci infinita, insomma. E, mentre invece nel film bisogna tirare fuori dalla testa il racconto e in qualche maniera distribuirlo tra i personaggi. Il tentativo di questo racconto invece è stato fare il processo inverso, cioè non tanto tirare fuori il film dalla testa quanto portare il film nella testa. Io penso che in qualche maniera tutte le scelte che abbiamo fatto sin dall'inizio della scrittura siano state legate a quest'idea, cioè non ci preoccupiamo come far arrivare la storia. Cioè non ci interessa, e questa è stata anche una preoccupazione che non abbiamo avuto, che abbiamo superato al momento del montaggio, nella scelta del colore, dei suoni. Non ci siamo preoccupati di come far arrivare la storia. E tant'è vero che nella scrittura con Ugo dicevamo sempre, Ugo Chidi, insieme a Ugo Chidi, prima abbiamo scritto la sceneggiatura, con Ugo si diceva sempre, se alla fine il matto fa l'amore con Marinella, alla fine vedrai che il film piace di più, insomma, no? Perché il matto che fa l'amore alla fine è una cosa che piace. Ecco, abbiamo cercato di fare proprio il contrario, di non dire sono tutti matti, ma di portare tutti nel punto di vista, nel cervello, negli occhi, nelle orecchie di questa storia che sta nella testa di un personaggio che è uno schizofrenico, certamente, ma che è anche un essere umano qualunque, con due braccia, due occhi, un naso, una bocca e due orecchie. Questo è stato il passaggio in qualche maniera più complicato, cioè lasciare che la storia rimanesse un racconto evocativo. Nella parte che, infatti, non è stata una scelta all'inizio, cioè il fatto di non far vedere il film agli attori. E poi però è stata, diciamo, una felice trovata, perché sempre nella mia testa. Perché effettivamente rispetto alla sceneggiatura c'è una parte consistente del testo che è stato riscritto dopo. E questa è stata un'opportunità che soltanto il cinema dà, cioè proprio la sovrascrittura. Cioè io ho proprio riscritto sopra, come se fossero delle pagine di un libro sulle quali poi riscrivi, no? Prendi degli appunti, riscrivi, sottolinei, cancelli. E questo è quello che abbiamo fatto. Il montaggio già è questo, è già una sovrascrittura, una riscrittura, una trascrittura, non lo so, insomma, una transcrittura. Ma in questo caso noi, insomma, abbiamo continuato a scrivere sul film fino alla fine. La scelta, il lavoro sul colore che ha fatto Daniele, non è una cosa che sta in sceneggiatura, eppure è una scelta molto, molto netta, insomma. Ecco, questa è una grande possibilità che soltanto il linguaggio cinematografico dà. Diciamo, sono due termini che non esistono. L'idea che ci sia sempre un luogo e un tempo migliore rispetto al luogo e al tempo che viviamo è una condizione che ci accompagna, no? Quindi c'è un passato che ricordiamo in maniera nostalgica, questi favolosi anni 60, così come c'è un mondo, quello dei marziani e gli extraterrestri, che è un mondo meraviglioso dove tutto è perfetto. L'idea che ci sia sempre qualcosa fuori che funziona meglio. Ecco, un po' era questa l'idea dei favolosi anni 60 e dei marziani. Non c'è ancora? Ah sì. Non lo so, guarda. Non mi ricordo perché ho detto adesso chi mi dà del lei, rispondo dando del lei, chi mi dà del tu, rispondo così, però poi mi sono scordato come eravamo partiti. Guarda, se dovessi rispondere sinceramente, cosa. Cioè, come è nata l'idea di fare un film da Pecora Nera? Ti direi, boh,
Io pensavo di fare film da tutte le storie che ho scritto, ho pensato di fare molti più spettacoli di quelli che ho fatto per davvero. Cioè, nel senso, c'è un passaggio che fai con la testa e un passaggio che fai poi con tutto il resto del corpo. Con la testa vorresti andare fin laggiù e poi in realtà non ci arrivi, non ti muovi neanche, rimani seduto. Io però realmente nella mia testa non ho mai pensato che ci fosse un passaggio dal lavoro di raccolta dei documenti o di inchiesta antropologica allo spettacolo, e poi del lavoro dallo spettacolo al libro, e poi dal libro alla sceneggiatura, e quindi poi un lavoro e le riprese, insomma, il montaggio. Non ho mai pensato che fosse realmente un passaggio. Per cui, cioè, semplicemente è capitato che arrivassi a fare il film con Pecora Nera. Non, se il resto se, mi inventerei, che direi no, guarda, Pecora Nera sono anni che pensavo di farci un film, perché credo che il linguaggio cinematografico si adatti al racconto dell'interno del manicomio, però poi non è così. La realtà è che credo che qualsiasi storia sia raccontabile attraverso il teatro, come la letteratura, come il cinema, e nel mio modo di raccontare penso che sia centrale l'evocazione. Cioè, l'importante è che si tenga conto del fatto che la storia non deve essere mostrata e basta, ma deve essere soprattutto evocata. Certo, se mi avessero detto facciamo un film, che ne pensi di fare un film da Storie di uno sciopero di guerra, per esempio, che è un racconto mio molto più completo, o addirittura da Radio Clandestina sulle cime delle fosse Ardeatine, nel quale racconto io, appunto, racconto di come vengono costruiti i quartieri, una storia che dura quasi 100 anni, probabilmente avrei detto di no, perché mi sembra che sia più difficile raccontarla in maniera evocativa attraverso il cinema. Per la Pecora Nera invece a me sembrava che questo fosse possibile. E ti dico, prima nella sceneggiatura e soprattutto poi dopo, nella riscrittura che c'è stata durante le riprese e dopo le riprese, sempre più ci siamo inoltrati, o almeno abbiamo cercato di inoltrarci in questo territorio dell'evocazione, al punto che tutto il testo che è stato scritto dopo la fine delle riprese è tutto un testo che è costruito in contraddizione rispetto a quello che accade nelle immagini. Io vedo il risultato di un lavoro che è stato fatto. E se penso alle partite da un risultato, come, è assolutamente sbagliare, come pensare, cioè, appunto, alla crostata si fa con la farina, col burro, con la marmellata, non si fa con un'altra crostata già fatta. E quindi, anche quando all'inizio, io parlando con Daniele, parlavamo di Daniele di Seta, Vittorio di Seta, e di quella crostata lì già fatta, e poi a un certo punto, non so chi ha detto ad Argentiere, Maurizio Argentiere, alla fine della lavorazione, non del film, proprio una settimana fa, gli ha detto: ah, perché Ascanio parlava di Vittorio De Sica, Argentiere ha detto: oddio, De Sica, ho sbagliato tutto, quindi ho fatto un film che come suono è andato in tutt'altra direzione, ma per fortuna, cioè, nel senso che i modelli ce li abbiamo nei libri sul comodino, insomma, e ci servono poi come punto di partenza, come punto d'arrivo diventa poi una maledizione, insomma. Grazie.